Poracci, bentornati o benvenuti sul TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi anche quando non ci sono nuovi episodi. Oggi ci sono tantissime cose di cui parlare, i dati statistici sulle E3, le discutibili scelte di Nintendo per quanto riguarda il prezzo di alcuni giochi, l'interesse che si è generato intorno a Metroid Dread e di alcune novità su Bayonetta 3, ma non solo. Prima di iniziare come al solito vi invito a supportare il mio lavoro con un piccolo gesto, lasciando like, iscrivendovi al canale, attivando la campanella delle notifiche e seguendomi su tutti gli altri social, in particolare Instagram. Non vi basta? Ne volete di più? Beh, potete sempre offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi. E attenti, perché se non lo fate, ve la dovrete vedere con Poronetta. Partiamo con qualche notizia al volo. Sebbene l'E3 sia terminato, Microsoft ha continuato a impressionare il suo pubblico con annunci di tutto rispetto. Pensate, la divisione Xbox di Microsoft ha così tanto da dire che una conferenza non gli è bastata. Ne sono servite due. Proprio ieri è stato trasmesso infatti il Xbox Games Extended Showcase 2021, un'altra stream di ben 2 ore ricca di approfondimenti e gameplay. È stato un po' il treehouse di Microsoft e al suo interno ci sono stati focus sul multiplayer di Halo, Forza 5, Psychonauts 2 e tanti altri ancora, oltre a un importante aggiornamento sullo stato della lavorazione di Hellblade 2. Il mio consiglio è quello di recuperare la conferenza se siete interessati alla lineup di Microsoft. Ben fatto, Phil! Visto che è il periodo di grandi ritorni, tenete gli occhi aperti perché recentemente si è alzato un gran polverone per quanto riguarda Abandoned, opera prima dello sconosciuto Blue Box Studio ed esclusiva PlayStation su cui Sony sta stranamente puntando troppi riflettori. Tramite degli ambigui tweet dello studio, l'utenza è stata portata a credere che possa essere coinvolto in qualche modo Kojima e che il titolo sia in realtà un reboot di Silent Hill. Visto che in questo casino mediatico sembra essere coinvolto anche Jeff Keighley, tutto quanto sembra rimandare al grandissimo stunt pubblicitario messo in piedi per Metal Gear Solid The Phantom Pain, una delle trollate più grandi mai viste da parte di Kojima e soci. Comunque, molto presto ne sapremo di più su questo progetto, nel mentre vi lascio un link in descrizione dove viene ricostruita tutta la teoria del complotto Silent Hills. E ve lo dico, per me c'è puzza di Kojimata. Dopo giornate lunghissime, eventi interminabili e conferenze da ritmo tutt'altro che scorrevole, l'E3 si è finalmente concluso. La domanda che tutti gli appassionati si fanno è ovviamente: ma chi è che ha vinto l'E3? Interrogativo che non può che portare a discussioni parecchio accese su internet. Per quanto i gusti personali non si possano mettere in dubbio, ci sono alcuni dati oggettivi che ci permettono di stilare una classifica di popolarità. L'account Twitter di Stream Hatchet, analisti del settore videoludico specializzati in esports e game streaming, hanno rilasciato un'infografica che mostra quanti spettatori si sono sintonizzati per visualizzare le varie conferenze. I dati sono stati raccolti aggregando le statistiche di Twitch e YouTube Gaming e il risultato è abbastanza evidente. Nintendo ha dominato l'E3 in termini di pubblico, con ben 3,1 milioni di spettatori che si sono connessi per seguire il Direct. Secondo posto per Microsoft con 2,3 milioni che stacca di netto Ubisoft e Square, al terzo e quarto posto con 1,4 e 1,3 milioni di spettatori rispettivamente. Ottimo risultato anche per Devolver Digital che ha superato quota 1 milione di spettatori, conferenza che tra l'altro vi consiglio di recuperare. Si tratta di una divertente e grottesca parodia dello stato attuale dell'industria videoludica. Nonostante le azioni in borsa di Nintendo abbiano subito un netto ribasso a causa della mancata presentazione di Switch Pro, l'azienda di Kyoto si conferma come la regina incontrastata del pubblico online. Con nomi in ballo del calibro di Breath of the Wild 2 c'era da aspettarsi un tale feedback di pubblico, però benissimo anche per Microsoft e diciamocela tutta, un successo strameritato. Lo stesso Phil Spencer si è dimostrato entusiasta del risultato mettendo a paragone la situazione odierna con l'epoca d'oro della Xbox 360. E voi poracci vi sareste aspettati dei risultati del genere? Per ogni passo fatto in avanti però Nintendo ne deve fare almeno 2 indietro. E tolto di mezzo l'entusiasmo per gli ottimi risultati ottenuti durante l'E3, non si può non parlare della discutibile politica dei prezzi della casa di Kyoto. Siamo di sicuro in un periodo di forti cambiamenti per il mercato videoludico e la next gen ha portato un rincaro significativo del prezzo dei giochi al day one. Mentre su PlayStation 5 le grandi produzioni appena uscite viaggiano senza scampo in una fascia che va dai 70 agli 80 euro, Nintendo sembra voler applicare il full price a qualsiasi produzione arrivi sul mercato. Ora, io vi riporto
riporto la notizia senza alcun giudizio, perché sono curioso di sapere la vostra. Poi ne parleremo meglio la prossima settimana, quando le acque si saranno un po' calmate. Insomma, dopo la discutibile scelta di mettere a 60 euro la remaster di Skyward Sword, sono arrivati i prezzi ufficiali anche dei titoli annunciati durante il Direct. Metroid Dread costerà 60 euro, WarioWare Get It Together 50 e il reboot di Advance Wars 60 euro. Vi ricordo che Dread sarà un gioco nuovo in tutto e per tutto, anche WarioWare, mentre Advance Wars sarà un remake dei primi due episodi della serie apparsi originariamente su GBA, a cui verranno aggiunte feature come il supporto per il gioco online. Ve lo chiedo qui, ma credo che poi farò anche un community post più specifico. Cosa ne pensate di questi prezzi? E a proposito di prezzi folli, attenzione, perché Metroid Dread è già finito nel mirino degli scalper, sia in America che nel Regno Unito. Allora, io scomporrei questa notizia in due parti. La prima è una nota positiva. Metroid Dread è già un campione di incassi al momento dei pre-order e sta collezionando un sacco di primi posti nella classifica delle prenotazioni di vari siti di e-commerce. L'effetto Switch potrebbe rilanciare alla grande una serie che, nonostante la sua importanza, non è mai stata al centro delle strategie di Nintendo, che l'ha sempre lasciata nelle retrovie, relegandola quasi a serie secondaria rispetto alle sue più grandi IP. Il titolo più popolare della serie rimane il Prime, uscito nel 2002 su GameCube, con una vendita complessiva di 2,84 milioni di unità. Se le cose vanno come devono andare, Dread potrebbe diventare in pochissimo tempo l'episodio più venduto di Metroid e chissà, potrebbe essere un ottimo trampolino di lancio per riportare in auge la serie. Allo stesso tempo però questo significa che il gioco ha attirato l'attenzione degli scalper e sia gli Amiibo che la bellissima Limited Edition si trovano già a prezzi folli su eBay perché comprati, o meglio preordinati, per essere rivenduti. Io vi consiglio di tenere gli occhi aperti e, visto che ci siete, di entrare nel gruppo delle offerte poracce su Telegram, dove segnalerò l'uscita di Amiibo e Collector su Amazon Italia. Si tratta di uno di quei titoli che andrà sold out in men che non si dica. Io vi ho avvisato, non fate le teste di cubo! E per chiudere, il grande assente delle 3 di Nintendo è riuscito comunque a far parlare di sé. Bayonetta 3, titolo ormai latitante dal 2017, non ha ancora ricevuto un trailer di gameplay, ma oggi sia Kamiya che Nintendo hanno rotto il silenzio. Hideki Kamiya, director della serie di Bayonetta, in passato ha più volte rassicurato i fan sullo stato del progetto, o meglio, se conoscete un minimo il soggetto, sapete che si tratta di una personalità alquanto eccentrica, che non si fa scrupoli a deridere i fan e molto spesso si diverte a giocare con le loro aspettative, per poi bloccarli. Se a gennaio aveva consigliato ai fan di dimenticarsi del progetto, così da rimanere veramente sorpresi quando ci saranno delle novità, Kamiya... In questi giorni si è scagliato contro tutti quegli utenti che sui social hanno messo in dubbio lo sviluppo del gioco. Il tweet di sfogo recita più o meno così: capisco il perché la gente dica sbrigatevi e dateci nuove informazioni o mostrateci qualcosa, ma osservazioni sconsiderate come queste non sono altro che noiosa spazzatura. Ha poi apostrofato chi pensa che lo sviluppo si sia fermato come Kuso Baka, ovvero fucking idiots, e questo non lo traduco. Insomma, non deve essere semplice per lo sviluppatore dover giustificare questa assenza e al contempo veder messe in discussione le sue parole in continuazione, ma c'è da dire che, vista la fine che hanno fatto Scalebound e Grand Blue Fantasy Relink, avere qualche preoccupazione è più che legittimo. Poi non dimentichiamoci che Kamiya, poco prima delle 3, aveva fatto un post che puntava in direzione della presenza di Bayonetta alla fiera, cosa che non è accaduta. Comunque, se non vi bastano le rassicuranti parole di Kamiya, anche due alte cariche di Nintendo America hanno confermato che lo sviluppo del gioco procede. Si tratta del Senior Product Marketing Manager Bill Trinen e del Senior Director of Localization Nate Bildorf, che durante un'intervista rilasciata ai microfoni di GameSpot hanno sostanzialmente avvalorato i tweet di Kamiya. Bayonetta 3 esiste, lo sviluppo continua e appena gli sviluppatori saranno pronti, il gioco verrà finalmente mostrato al pubblico. Beh, meglio di niente, però sempre pochino. Voi poracci, cosa ne pensate? Vedremo mai Bayonetta 3? E questo, poracci, era tutto per oggi. Vi aspetto nei commenti per discutere assieme delle notizie del giorno. Mi raccomando, non fate le teste di cubo e mantenete sempre i toni civili. Io vi do appuntamento al prossimo video, che potrebbe essere domani, lunedì, chissà quando. Voi attivate la campanella delle notifiche, così siete sicuri di non perdervelo. Alla prossima, io sono il Poro Dread, Michele Hideki, ciao!
sia Kamiya che Nintendo hanno rotto il